Forza Roma! Noi siamo la Roma! Tifata! Ma ragazzi, ma hanno riesumato il vostro caro Dexter? Mamma mia, brogna! No, un'altra volta fanno tutti gasati quelli della Roma e piano la scoccia un'altra volta. Harry Lazza, Ragnar. Oh, domani io non streamo, raga, scusate, ve lo dico adesso così almeno lo sapete. Domani non streamo. Che è Halloween, Sofia gli piace fa cose Halloween. Poi ci ribecchiamo mercoledì, giovedì abbiamo un importante placement su Fortnite e venerdì finiamo Spider-Man. Ah sì, Harry Lazza, Ragnar. RIP codice PSN. Sì, gli sta presa. Ah no, non l'ho proprio mandato. Ma zio porco, ma è vero, ma ricordatemelo, babbi di minchia. Ah frate, ma c'è sta pure Rosso. Ma pure Grimbaud. Ma che squadra è? Grimbaud, mamma mia, Ricky Gervais. Mamma mia, Dread Barrel, uomo fico. Cioè qua si salvano giuste rosse of Samuel. Questa addirittura a Roma potrebbe vincere. Allora fatemi mando un attimo il codice sul Telegram. Al volante. O ma ci metto un secondo, tanto me ero già acchittato. Vabbè, mando uno di questi. A bocca al lupo, godetevelo, signori. Banghete. Per favore non piangere. E mando pure una foto già che ci sto. E sdrongo. Vai. Ah regà, lo dovete fate riscatta codici o riscattate da play. Il treno è morto. Il treno è morto pure male, Asio. Vabbè, sarà per un'altra giornata. Che te devo dire? Grazie per le 5 giftate, per le 10 prima, grazie per i 30 dei Winnie. Escherino, bentornato, Shark Valerio, Coca e Mini, bentornati e benvenuti. Buonanotte Martin, lo so, tranquillo. Non t'ho detto niente, ma lo so, tranquillo. C'è in quei secondi ci ho messo, sono già riscattati. Bentornati sul mio canale, ma soprattutto ben trovati in questa nuova parte della YouTuber League. Siamo tornati con il secondo match, il primo del gruppo B, dopo aver esordito a Roma con i campioni in carica della Lazio, che sono caduti in casa 3-9 contro la Juventus, un risultato rotondo di cui abbiamo parlato su The Corner in live su Twitch. E vi lascio anche l'estratto che è uscito. Ah, 3-9, quanto fa ride sul canale. Ma adesso torniamo a noi, perché parte l'altro girone. Ci sono due grandi deluse dell'anno scorso: il Milan, che arrivò all'ultimo posto della classifica generale, e la Roma soltanto un gradino sopra. Io, quando si parla di Roma, lo sapete, sono anche di parte. Infatti oggi tra poco vado a cambiare perché si gioca. Ma prima di partire sono teso, sono fomentato, sono carico, non posso che chiamare accanto a me Lasagna. Ciao Fede, come stai? Tutto e come bene? Sto? Ma perché mi chiede come sto quando gioco? Non devi. Perché tendenzialmente quando giochi non stai mai benissimo. Beh. E non sono applausi da maniaco sessuale, ma sono applausi al felpone XXL di Lasagna, così che non mi devo ficcare ogni volta sulle bocce per non farvi fare gli maniaci sessuali. Easy. Ma perché ogni volta che c'è un blocco schermo di Lasagna, sì, sta sempre con una faccia strana? C'è sempre un po' di tensione. Posso dire l'ultima volta ho pianto? Dimmi. Sì, ce lo ricordiamo tutti direi. Ragnar soprattutto penso se lo ricordi. Cristo, Mixuron, Nara. Ce l'avrai fatto per la prima volta. Da quel giorno sì, l'ultima volta che ci siamo affrontati gli ho segnato. Però hanno vinto loro. Tra l'altro è anche l'ultimo gol che ha subito nelle Madonna, mie competizioni. Ragnar, YouTuber League, un altro gol da centrocampo. Che conferma la regola. Ma comunque andiamo avanti parlando di questa partita, perché non solo sarà una novità Ragnar contro Federico Marconi, ma avremo alcuni... Comunque sì, ogni volta che vedo Marconi mi metto del buon umore. Cioè, un po' de mar de testa, sono stanco, FIFA m'ha stirato. Ma sì, vedo Marconi e mi mette de buon umore. Non so perché, mica è Orso, bentornati. New entry come per esempio Guardalo. Pechini, che sarà il nuovo portiere della tua squadra, della Roma. Sì, un ex. Ma poi Pechini è il fenomeno del Bologna. Questo è quello che sta che era il portiere del Bologna.
Finally! Se tra l'altro, esatto, è pure forte. Milan per una partita allora l'anno scorso e oggi invece lo vediamo dall'altro lato. Lo vediamo in porta per la Roma. Eh sì, poi non solo perché c'è Greenbaud, c'è Greenbaud. Stai a dei nomi incredibili sul calcio, eh? I nuovi volti. Sergio Gross, che ha giocato con noi la Summer Cup. Oggi come lo vedi tu in un campo più grande? Infatti stavo cercando appunto di vedere adesso i giocatori come che tronco erano nel prepartita, nel riscaldamento, ma li vedo molto carichi. Come me? Meglio, lo sapevo io. Sempre male. No, dicevo, ma ci stiamo dimenticando una cosa fondamentale. Io devo andarmi a cambiare, siamo in ritardo. Certo. Guarda. Non te sta a dimenticare chi sta a sponsorizzare il video, la sa. Non te voglio skippare, dai. Tra questo, ma sì, che oggi vediamo la sfida dei due palloni d'oro di TikTok e di YouTube. Vediamo da un lato per la Roma Sergio Cruz e dall'altro lato invece per il Milan Samuel. Questa permettimi, è... permettimi di dire che è una partita nella partita. Dopo quello che è successo sul canale dei Virla Svun, il super pallone d'oro. Quindi c'è tanta voglia di rivincita per Sergio, che però ha una... Quasi scannano un'altra volta, sì. No, sus, se riscannano dopo, perché palesemente non gli è andata giù a uno dei due. No, in realtà tutte e due. Quadra, e io parlo da capitano in questo senso, dovrà darci una grande mano, perché questa è Milan-Roma, non è Samuel contro Cruz. Vero. Quindi vediamo. Però, senti, dico, io vado a cambiare. Ma prima voglio salutare un amico, perché tu sai che la partita o la gioco o la commento. Oggi ho scelto di giocarla perché sono masochista, e quindi chiamo per raccontarla. Chi? È un compagno d'avventure che non ha portato bene in Roma-Napoli l'anno scorso. Però mi è piaciuta la telecronica, nonostante tutto. Per caso Giorgio Basile? Esattamente, Giorgio, vieni qua. Che cazzo è Giorgio Basile? Siamo scarsi. Sempre male. Ah, telecronista da Zon, ho capito. Non, Giorgio, io invece a Marconi gli è piaciuta... Cipata! Però se mi posso permettere, io invece dissento dalla scelta di Giorgio Basile, che l'ultima volta l'ho visto molto, molto un po' in difficoltà, perché... Cioè, lo vedevo che stava lì... E sapeva già che poi sarebbe uscito un video che non si aggiornava all'infinito, l'audio non se ne andava mentre che lo stai guardando, che non si bloccava, che non ti buttava fuori dall'applicazione di YouTube. Quindi Giorgio Basile era un pochino spaesato sotto questo punto di vista. Cioè, vabbè, qua perché si sono messi d'accordo. Arrivando da Dazon, mi lascio soli, ragazzi. Certo. Me ne vado proprio, mi vado a cambiare, quindi tu l'ultima volta che hai visto la Roma era Roma-Napoli a gennaio dell'anno scorso. Ecco, come la vedi oggi? Come te l'aspetti? Avverti, per favore. È stata? Sì, indubbiamente. Ho visto che i ragazzi si sono allenati tanto. Ero pronto a fare CTR nella novità, CTR, cioè certo, una Roma diversa senza cambiare più di tanto. Sì, quindi ho grandi aspettative, perché Federico mi ha raccontato, ci siamo allenati, Azzier Milan in realtà è un po', è l'unica squadra, secondo me è una squadra abbordabile. E poi col portiere nuovo a Roma potrebbe menaglia, Stiamo crescendo, vogliamo migliorare, vogliamo essere, cioè, deve subito andasse subito, se deve subito mettere bene la partita, se no è un cazzo. È molto emotiva come squadra la Lupa. Prima di sentire i protagonisti nelle prepartite, dunque le interviste a cura della nostra lasagna, permettetemi di ringraziare chi rende possibile tutto questo. Anche per questa partita a supportarci c'è Revolut, la banca digitale. So che qualcuno dopo Lazio Juve ha dato... Ah, io pensavo che fosse la Lega che non rompe il cazzo sui nomi delle squadre, Marco, però va bene. Ok, invece Revolut, ma che sta a fa'? Se beve il caffè nel mentre che pensa a quanti soldi sta facendo? Un pazzo scatenato! Sì, vabbè, Marco, quanto? Oh, grazie, no... Ok, raga, vincer Milan. Non l'avevo vista, sì, ma perché hanno fatto vedere solo la foto di de squadra del Milan. Il boss del freestyle. Mazza che bella la maglia da Roma, by the way. Un'altra volta la YouTuber League, però con un titolo in più quest'anno. Infatti abbiamo visto dal video dei Pirlas che sei... Come possiamo definirlo? Easy super per il pallone boss. D'oro? Sì, sono super pallone d'oro. Sono felice di essermi confermato contro Sergio. È stata veramente una battaglia. Ci siamo letteralmente picchiati. Però alla fine mi ha fatto pace, fa parte del gioco. Quindi viva l'amicizia, ecco. Viva l'amicizia, quindi non ci saranno tensioni in campo oggi. Tutto quello che era successo, che è successo a Napoli oggi non toccherà per nulla. Samuel, Allora, diciamo che non garantisco niente. Quindi vedremo un po' come si evolverà la partita. Madonna, lasagna. Sembra, porco Dio, che ti stanno modellando in un videogioco tipo di Ubisoft. Lasagna. Non stai streamando su Twitch. Puoi fare delle facce più normali. In base a come si alza il tono della partita, dopo noi ci adeguiamo. Ma comunque fio con lasagna, frate, lo farei solamente per vedere che fronte gli esce fuori. No. Credibile. No. Ma gli partono da qua i capelli, fra me e lei. No, non credo, dai. Shock, Cinaria, sei bentornati.
è un po' stanco, ancora non ho digerito, diciamo, gli altri tornei che ho fatto, che purtroppo con una certa età per fatica a recuperare. Però speriamo che oggi sto bene. Dopo 2 ore di gabbia sono un po' crollato, ci può stare, però Zagor, va bene così. Shocchi, grazie oggi per fare bene con la Roma. Chi è il giocatore che ti spaventa di più della Milan? Non dirmi Samuel. No, Zoccolo duro, perché dobbiamo stare attenti perché è il più bravo ad impostare. Milan, non dirmi Samuel. No, Zoccolo. T'ha solo fatto una domanda, Sikwolfa. Cioè, non puoi veramente. L'approccio con una donna non può essere il seguente. È veramente sbagliato. Cioè, non puoi iniziare così. Sto duro, perché dobbiamo stare attenti perché è il più bravo ad impostare. Sticchio, ben se tornato. Se Zoccolo duro la vinciamo oggi. Mi metti la firma? Però dobbiamo bloccarlo, se non lo blocchiamo. Però sì, ci metto la firma. Allora, dico solo una cosa: mi dispiace che Marconi sia in campo in telecronaca, perché mi piaceva la sua telecronaca in caso di miei gol. Pensi ancora oggi di segnare? Io non penso, io agisco. Dico solo questo. Vai. Che buffone. Fede, ci siamo già sentiti prima, ci siamo già salutati prima, ma io volevo sapere. Guarda che bello che ha la maglia da Roma addosso. Sei carico, sei agitato. Cosa provi e cosa porterai in campo? Dunque, grazie per spaventato esatto. No, sono carico, voglio giocare. Volevo giocare da stamattina. Volevo giocare mentre arrivavo a Milano. Perché siamo vogliosi di far bene, di darci una mano, di ripartire. Più che dalla Summer Cup, che comunque ci ha dato un pochino di consapevolezza in quanto a tenerci particolarmente alla causa. Dal derby di marzo. In quel derby dove ti raccontavo che dobbiamo darci tutti una mano. E come diceva Sik nel post partita, mamma mia, fratello, Marconi è letteralmente già strong quando gioca la Weekend League, è una roba allucinante. Un'altra stagione, siamo tutti a 0 punti, loro sono fortissimi. Guarda, se tu prendi Marconi e o scuoti, senti le chiavi di casa che si sta a giocare. Eppure dalla macchina magari. La partita, detto abbiamo io. Dunque, bentornato. No, perché e se perdi? Zagor, se perdi che si mette a piangere questa sera. Levatela! Brogna, capitano del Milan. Allora Brogna, quali sono le sensazioni Giuseppe per Sabio? Questo prepartita? Allora, sensazioni positive perché vedo la squadra presa bene e okay. Vedo gasati, anche se vedo facce incattivite sì. Anche dall'altra parte, quindi sarà una bella sfida. Lasagna subito le fa faccia esagerata. Dettagli. E speriamo che questi dettagli siano a tinta rossa. Sì, però ragazzi, cioè, con tutta l'amore del mondo. No, è questa rega madre. Cioè, da oggi da YouTube, ma devo vedere, mi dispiace, scusate. Che gli sta a dare 2 consigli su come aprire un OnlyFans? Essa chiuso in una stanza. Siete più forti voi, vi siete allenati, vi siete fatti un... Non io, perché io sono a visual. Allora, raga, quando poi vedete che non fate più visual, potete aprire un OnlyFans. Mettetegli il nome denunciabile da qualcuno e avete fatto, tiè. È fatta. Gli mettete il nomino così, te viene una denuncia da me contro te e ti è, hai fatto. Siete stati ogni giorno a fare un mazzo così, un culo così, sugli allenamenti, sulle cose. Avete giocato a calcio. Silvio, avete già giocato contro la Roma, avete vinto 9-2 una volta a K.O. Quindi dovete vincere e basta. Oh, bravo! Bravo! Vedi, ci sta pure Rade, ci sta. Io il principe! Ci siete? Dai, ci siamo! Guardate chi c'è, vai! Un'altra partita, diamo tutto, divertiamoci, aiutiamoci. Se uno sbaglia, ci aiutiamo. Ah, sì. Mi la passate lo stesso dopo la partita, se okay. Non capisco. Il pallone lo dovete passare. Facile, una cosa sola. Sbaglia una volta, no, via. Mister, tutti mister. Insieme, porca miseria. Noi siamo la Roma! Roma! Yeah! Raga, letteralmente... Basta giocare meglio di come ha giocato la Roma con l'Inter e fate comunque una bella figura. Super League, la grande ex con il numero 1, Simone Pechini. Dai Pechini, finalmente. 1,65 m, ma in campo è un gigante. Con il numero 3, Claudio Pellegrino. Uomo piccolo. Uno dei leader. Uomo piccolo, c'è rilanza tirtatissimo, frate. C'è sta il fight su chi tocca prima il 1,30 m. Storici di questa Roma, con il numero 4, Sikwolf. Mamma mia, corre come i giganti di Aotti. Guardalo. Assente alla Summer Cup, torna per dare una mano alla sua Roma. Con il numero 3, Rupacciani, grazie per le 5 giftate. Con le sue giocate, principe ne sa. Tutta Italia vuole farlo anche oggi. Con il numero 30, il del freestyle. Te fa due, i gol che ha fatto la 100 tiri challenge te sta a fa, te fa accordito. Poi te dice aumenta il volume. Con il numero 17, Reid. L'anno scorso è Benito con un gol bellissimo contro la Lazio. Bentornato Bacciani, grazie Michele per le 5. Rapolla, non mi seri. Anche lui assente alla Summer Cup, torna oggi per dare una mano alla sua Roma con i suoi gol pesanti. Con il numero 9, Valerio Mazzei. Mazzei mi sa che sta mezzo su, gioca nella zona del rosso. Ah, piancazzo, secondo me, frate, poi un rosicone clamoroso. All'esordio alla YouTuber League con il numero 11, Sergio Cruz.
sempre uno dei più attesi, anche quando gioca in trasferta. Il capitano con il numero 7, Federico Cazzoni! È il centro della squadra che solo qualche mese fa ha vinto la Summer Cup. Ma scusate, ma chi è questo? Ma perché ci sta Ditto? È il momento del Milan! Il portiere goleador, l'uomo senza numero, Ragnar! Il muro della difesa, Zoccolo, duro! Non tornerò indietro, chi l'ha visto, chi non l'ha visto, non l'ha visto. L'anno scorso realizzò il primo storico gol della YouTuber League con il numero 17. Ma che cosa aveva al posto del cazzo? Vale Bise, madonna. Riesumato. Per dare una mano al suo Milan con il numero 7, Steve! Oh, non scappa, Rosson, te casca, tranquillo, te preoccupa. Steve! Con questo numero non ha bisogno di presentazioni. Con la 104 non casca, non casca. Il rosso 13 Greenbound. Volevo non aver skippato in avanti. Ma sì, Greenbound ritrovato un nuovo insetto stecco in mezzo al campo. Mamma mia, non so se è più bianco lui o i capelli. È stato lui ad alzare la coppa qualche mese. Gone, excuse, peggio di excuse non può fare. 22, Harry Zaibaban. Sì, mi davi sexy, sì, un po' mi manul. Il Milan ha bisogno soprattutto dei suoi gol. Con 11, Simone Berlini. Guarda che gnocco, zio porco. Fammi il sorriso, fammi un occhiolino e fammi bagnare. YouTuber League, il due volte pallone d'oro YouTube con il numero 10, Off Samuel. Mamma mia, il pupillo. Il pupillo. Il pupillo. Ha saltato la Summer Cup. Ma oggi è qui. Oggi è qui per il suo Milan. Il capitano con il numero 9, Daniele Brogna. Frate Brogna, quando guarda giù, mi sembra Tatino. Ah, Greenbaud non parte subito. Berlini, Vale Bise, Harry Lazzo, Samuel, Steve Zoccoli, il rosso dietro. Ah, perché c'è un po' più defiato del fiato, si fa tutta la fascia. Vediamo se ci ho preso che Mazzei gioca sempre sulla fascia sua. Teoricamente dovrebbe giocare a start tra... No. Vabbè, in realtà ripiega attaccante sul terzino. Se gli va a giocare. Se gli va a giocare. Mike, Alessandro, Girox, Simi, bentornati da Disgrazia per livello 1. Musica dei Dragon Ball come tributo a Harry Lazza. Game on, si gioca subito con il tiro di Ragnar che prova a sorprendere la Roma. Poi torna in porta senza guanti, non ne ha bisogno. Samuel Lazza, tocca il primo pallone della sua partita, rischia di perderlo. Prova a metterci una pezza, poi allontana. Bravi, 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 ci temono. Giochiamola. Ragazzi, c'ha una marea di screen time il vostro caro Dexter. No, tocco aiuto. Dietro per Zoccolo duro, pressato. Vai, pressa Zoccolo duro, Mazzè. Marconi prova a intervenire, tocca, ma non basta. Pressa, Al contratto, sì. Rimane in zona offensiva la Roma. Il mezzo per Rapolla, non riesce a girare verso la porta. Raga, più cattivi. Lo stesso fazzoletto di campo, Mazzei. Fate vedere, boss del freestyle fa i movimenti più inutili degli ultimi. Cruz, poi Pellegrino. Andiamo a provare, prende. Vuole girarsi, dai, Samuel, dai. Due addosso, Samuel se ne va, strapotere fisico e poi Pellegrino. Vediamo se è la partita dove Off Samuel gioca bene o gioca male. In mezzo c'è anche Steve, esce con il pugno Pechini, Zoccolo duro, pressato da Mazzei, occhio in mezzo, Lazza, gran controllo, Lazza, Pellegrino. Bello. Rapolla. Bello. Il fischio di arbitrino. È gamba tesa questa. Di punizione per la Roma da zona molto interessante. Ah, regà, lo schema! Lo schema! Che schema è? No, frate, ma non... Ma guarda, pure Sequolf è colpito. E questo non ne hanno parlato, non ne hanno. Sto chiamando lo schema, aspetta! Aspetta il fischio di arbitrino. Ma che fa? Arriva adesso. Parte Sergio Cruz. Ragnar, poi palla che rimane. Ragnar, regà, a porte piccole comunque non è male. Samuel, non è male. Il boss Marconi è maniaco. Non riesce a intervenire. Allora, occhio al contropiede del Milan perché la Roma è scopertissima. Attenzione! Bravo! Attimo. Berlini in avanti per Lazza. Prova a passare in qualche modo. Altro contatto e altro fischio di arbitrino. Indicato il dischetto. Si diceva che non è vigore. Ma chi è? Højlund? Ma che cazzo stai facendo lì? È vigore imbarazzante. Non è imbarazzante. Stai dicendo che arbitrino è imbarazzante.
sai che sei il 40 millesimo che lo dice oggi. Anzi, ha cambiato sì, ma mi fai vedere fallo? Arbitrino, non è rigore, ma è rigore? Solo calcio di punizione. Questa volta sono i giocatori del Milan a lamentarsi, in particolare ma con Berlini. Un replay dice Arbitrino ha cambiato idea. Ha levato rigore, è stato punizione per cosa? Come cazzo l'ha visto? Ha cambiato idea, voglio sapere. Sì, ma fammi vedere fallo. No, aspetta, scusate, poi ritorno avanti. Fammi vedere fallo. Per Lazza. Prova a passare in qualche. Ma raga, ma è rigore netto. Cioè, allora, non si sa se ha dato il fallo. Se ha dato il fallo su Lazza, no. Ma se ha dato il fallo qua su lui, è rigore netto. Ma sta proprio dentro completamente. Cioè, non dici nemmeno sta sulla linea. Azzi, è proprio. Ma poi sta benissimo per. Oddio, c'ha il rilazza davanti. Ma c'è il rilazza davanti. È come se te sei d'arcina davanti. Uno che non lo so. Come se te sei di Plankton di SpongeBob. Che modo, altro contatto e altro. Vabbè, tanto fanno con lo stesso. È Samuel. Parte Samuel. Si sblocca la partita con il primo gol in questa YouTuber League di Ossa. Casaluccio, Giovi, Matte, Nico, bentornati. Sempre da lui. Già lo sapeva. Fetta del numero 10 rosso-nero che va a insultare con la sua squadra. Arriva anche il mister. Abbiamo preso il biglietto oggi. Abbiamo scommesso su Samuel che segna. Questo è un biglietto preso, signore. Lazza. La nascosta. Si afferra Valerio Mazzei. Steve. Su lui Marconi. Avanza Steve, prova l'uno. Ammazza contro uno, che doppio passo. Non fa troppo veloce, attento Steve, che poi te rompi. Non me ne frega niente. Mi ripiasse l'arbitro, che così ne dico 4 sulla punizione. Questo è fallo, è giallo perché stavano a ripartire, grazie. Primo cartellino della partita. No. Cazzo, Pini, Max, Ridorm, Nico, bentornati alla grazie per il 9. Avanza Posse. Date sta palla al principe, no, per favore. Busca e prova a girarsi, arriva Marconi. Al limite l'aria, Marconi la rimette dentro, la chiusura di Lazza. Ci hanno paura, ragazzi, dai, respira un po' il Milan. Lazza, chiusura di Sergio Cruz. Bello Cruz. Gira la palla, vuole fare tutto da solo. Che cosa ha preso Ragnar, che dice di no. Ragnar te fa grande indicione, conclusione te fa. Ma parata incredibile, bella, oh, ammazza che ha preso, by the way. Ragnar. Bella. Calcio d'angolo per la Roma. Ci ha messo la manina. Al posto dentro. La deviazione di Mazzei. Però se la stanno a combattere. Una volta. Un po' troppo aperta la Roma, forse in difesa. Su lui il boss. Samuel. Non puoi mandare il boss del freestyle. Samuel toccato dal boss. E certo, perché giustamente ti ha appena fatto un gol da quella punizione. Porco il tuo giallo. Signore. Anche per lui. Decisione più che giusta di arbitrino. Anicino, bentornati. Parte il rosso, questa volta sulla barriera, poi Mazzei contro Zoccolo duro, riesce a passare Sergio Cruz. Meno male che ha tirato off Samuel. L'ennesimo duello con Samuel, il rosso, bello. La Lazza, che guarda per un attimo la porta, Lazza prova a calciare, direzione di Principe, ultimo tocco proprio di Lazza. Lizer, grazie per il tempo, è tornato, dai, grazie al Prime. Oh, quando entrate diteglielo che è stata a giocare meglio, che loro non lo sanno, diteglielo, è stata a giocare meglio. Off Samuel. Ecco, ha parlato il vostro caro Dexter. Guarda la porta. Impazzivo. Risposta però di Simone Pecchini, che poi cerca velocemente Sergio Cruz, mano, mano con la spalla. Cruz, mano. Palla alta, come l'aveva controllata arbitrino. Tom Lizer, grazie per la spalla. Lazza. Era una mano enorme. Marconi non era la con la pressione alta, recupera bello, il pallone. Bello, Sergio bello. Cruz, guarda la porta. Sergio Cruz. Ammazza, ma ragazzi, ma Zoccolo duro non ha senso. Samuel prova a passare ancora. Samuel, Zoccolo duro è Smalling. Ultimo tocco. Il vostro caro Adolf. No, non si chiama così. Cruz, che vuole il pallone, arriva Mazzei che prova. Calma! Arrivano i cambi. Una parte dall'altra. Vai, metti sta palla a terra. Buonanotte. Meta! 1-0 Pana. Secondo me sì. Mi ha chiesto di giocare avanti. Facciamo profondità quando dobbiamo farla, ma torniamo dietro. Dani, io ti chiedo di tornare dietro, ma fai quello che puoi. Palla a terra, possibilmente, a meno che tu non la chiami su, perché lui c'ha piede, però serve la sponda. Esatto. Perché se ti giri, ti giri una volta, poi ti marcano in due, tre, non ti giri più. A mio avviso ce l'ha la spalla. Dando il volo di Lazza. Ok, perché Lazza è sempre solo e lui imposta tantissimo. Ci vorrebbe uno che. Ci vuole uno ci lì. Perché lui sta avanzando. Ragnar la dà sempre lo deve chiudere. Lo deve chiudere. Sì, ma non vi parlate, porco Dio sopra, zio Pera. Ancora il rosso, con qualità. Che fa sto pazzo? Doppia giocata della Rossi che se ne va a doppio passo, ancora il rosso. Si accende, poi in mezzo per Brogna. Ancora il rosso. Il rosso prova a passare. Pellegrino.
con un'altra ma Zikworf, ma come la chiude? Il gioco per Simone Perlini. È buono il controllo del numero 11. Non l'aspetta, Perlini, non l'aspetta. Avanti, lo scambio e poi tiro in porta. La grande parata di Pechini. Ottimo anche il passaggio di Greenbaud. Sull'asse Perlini Greenbaud cerca il gol del 2-0. Adesso Pechini risponde sempre presente. Dai, Sergio cazzo, Cruz prova a andare. Cruz atterrato dal Zoccolo 1 che era già ammonito. Ed è il secondo per Zoccolo 2. Rosso, rosso per Zoccolo 2. Due cartellini gialli in 23 minuti per il centrale del Milan. E attenzione, frate, sta partita gli fanno 10 gol a Roma mo senza Zoccolo duro, perché il Milan si butta tutto in avanti. Zoccolo duro stava a fare un partitone, stava a chiudere letteralmente qualsiasi roba. Gli faceva i rimpalli di FIFA, faceva. Può essere veramente decisivo in questa partita. Calmi come prima! Sì, questo era giallo tutta la vita, dai, Liser, Crosti, bentornati. Questo era giallo tutta la vita. Ma sei stato espulso, cazzo! Ma che ti lamenti? Sei stato espulso! Ti ha dato due gialli di merda. Certo, non c'era la rimessa, forse. Sì, non so di chi era la rimessa. Semplicemente è stato espulso un giocatore del Milan. Tra l'altro è la prima volta, credo, nella YouTuber League. Adesso magari devo andare a recuperare delle informazioni. Comunque è la prima volta nella YouTuber League, diciamo questo. Mi sa che Dexter è amico di Nick Pirlo. Il Milan che cosa farà? Giocherà per 10 minuti con un uomo in meno. Adesso metteremo Samuel centrale di difesa. Ah, okay. E finiremo quindi il primo tempo in 7 in questo caso. Parte Sergio Cruz sulla barriera. Adesso devono solo dare palla a Sergio Cruz. Va a calciare. Il problema è che potrebbe scendere in difesa offside. Poi Pellegrino in avanti. E si mette Cruz, spalla alla porta. Esatto. Cruz vuole girarsi. Cruz palla dentro. Ragnar con un grande intervento. C'era praticamente. Hanno fatto bene. Hanno messo a uomo Samuel su Cruz. Non imposta. Vai Sergione. Vai Sergione. Vediamo se calcia in porto. Cerca uno schema al Milan. Parte Samuel, è uno schema per il rosso. Mamma mia, i piedi montati al contrario. Sta pensando a Martina Smeraldi. Sta partendo. Il primo tempo tra Giammi delle Spalla, bentornati. Ci troviamo a fine primo tempo. Vabbè, ma l'hanno fatto un cazzo. 10 contro quasi. 7 contro. Incazzato, molto incazzato. Perché sono qua per giocare e c'è invece un protagonista che è sempre lo stesso. Che non mi vuole far giocare. No, se non mi vuole far giocare. Ricky Gervais ha fatto il primo fallo come un coglione. Il secondo, zio porco, t'ha superato. Ti sei aggrappato. Gli ha tirato i pantaloni. Gli hai fatto una slinguazzata del buco di culo. Ma dai, ma che stai a dire? Evito anche di venire. Quando tu al terzo minuto, al primo fallo, mi dai un giallo per un fallo nella tre quarti loro, perché stavano ripartendo in due contro uno, vuol dire che già sei venuto prevenuto. E poi dopo mi ha tirato giù Sergio prima. Lui non l'ha visto, non che l'ha t'ha tirato visto. Giù, ma gli sei cascata addosso. Sapeva di aver ammonito ed è venuto a darmi il secondo giallo. Non è che gli stai, se non è che gli venuto questo. Più che altro vengo qua per giocare, perlomeno fammi giocare, poi posso vincere, posso perdere, ma fammi giocare. Non mi puoi dare un giallo al terzo minuto nella tre quarti loro. Stavano ripartendo, sì, nella tre quarti loro, non si dà più quel giallo là, non si dà più. Zoccolo duro, ho una cosa da dirti, una roba allucinante. Non stai giocando in un campo a 11 contro 11. Cioè stai giocando in un campo che è grosso letteralmente quanto il mio cazzo. Cioè non... Figuriamoci in un torneo tra youtubers. Se vuoi fare il contenuto, se no allora fai fallo su una ripartenza in due contro uno e poi finiamo la partita 3 contro 3. Va bene, ok. Perché poi ci sono stati altri 100 è milanista, loro, piange è dai, sono abituato. Tra l'altro ci ha dato rigore, ci ha tolto bentornati. Tieni. Ci ha dato rigore, ci ha tolto il rigore e ci ha dato non la punizione al limite. E ovviamente non l'ha ammonito. Non l'ha ammonito al limite. A me nella tre quarti avversaria mi ha ammonito. Faccio da solo, ciao ragazzi. Te cosa ne pensi delle parole di Zoccolo? Non la sentite, cioè nel senso che qui vicino ho dato giusto un orecchio, ma è giusto anche che lui abbia un suo pensiero. Io no. Sì, allora io stavo lì da quella parte del campo, saluto a vitrine, ero lì da quella parte del campo. Non posso aver visto bene la dinamica che è stata fatta esattamente dalla parte opposta. Quindi non vengo qui a dire se era fallo, non era fallo, era ammonizione, era ammonizione. Sicuramente l'arbitro dirà la. È un torneo di merda, quando mai dai rossi giocano come se stanno a giocare l'ultima partita della vita loro. Che cazzo si lamentano se allora se gli danno i rossi, ma che significa? Se l'arbitro dovesse dire la sua, dovesse risultare Bracci, sbagliato dalla parte del video, vi ricordo che abbiamo un appuntamento su Twitch in cui ne parleremo lì. Io andrò a vedere come tutti gli altri spettatori questo video qui per capire se questo è un fallo d'ammonizione o no. Non vi darò una mia opinione. Spoiler, sì. Il regolamento, se dice che
un giocatore esce per 10 minuti e un regolamento che è scritto ignato. Comunque è stato dato ai capitani, i capitani poi devono averlo fatto girare comunque nelle squadre, se è stato dato ai capitani e l'hanno letto, sanno che escono per 10 minuti, si gioca con uno in meno e soprattutto il giocatore che viene espulso non può più rientrare. È un regolamento che è scritto, giusto o sbagliato che sia, lo si accetta così com'è e io non vengo qui a fare il piagnone, ok? Certo, quindi, ma sei molto critico nei confronti di Zoccolo che... Non sono critico nei confronti di Zoccolo, perché io Zoccolo non penso abbia detto che sia sbagliato uscire dal campo, perché io penso che una persona espulsa se non esce dal faccio campo, Greenwood de cognome, cioè, penso che sia follia, fenomeno, penso ben tornato, normale mondo del calcio quando uno è... Oh, quanto cazzo parli! Oh no, è spawnato Sasuke. Eccolo qui, di nuovo Sasuke. Sono nei commenti, come tutti voi, ciao. Arbitrino, allora, ci ritroviamo tutte le partite, ormai io sento più te che i giocatori. Raccontami il tuo punto di vista sulla questione Zoccolo Duro, era da espulsione? Ok, allora Zoccolo Duro ha fatto due falli da cartellino giallo perché in entrambi, diciamo, ha intercettato una promettente azione d'attacco. Non importa che fosse nella tre quarti della Roma, perché comunque c'erano gli spazi per ripartire. Così come nel secondo caso, cartellino giallo perché si sono tenuti entrambi, non è vietato, attenzione, regolamento tenersi, fa fallo chi eccede nell'uso della forza, chi a un certo punto strattona l'avversario, lo tira giù, eccede appunto nell'utilizzo della forza, che è quello che ha fatto Zoccolo Duro. Due cartellini gialli per... Cioè Zoccolo Duro è riuscito a farmi sta d'accordo con Arbitrino. Maledetto. Per lo stesso motivo, secondo me è giusto. Maledetto. Andiamo alla Roma in svantaggio in questo primo tempo. In che modo puoi cercare di risollevare la squadra, Buca, visto che ho notato che un po' di gente punta su di te, non solo in campo? Diciamo che abbiamo giocato meglio, siamo stati sfortunati, abbiamo sbagliato un po' sotto porta, però adesso vediamo di chiudere la partita, più che altro pareggiare e poi cercare di chiudere. Vediamo un gol. Vediamo di fare un gol almeno. Buona fortuna. Rosso. Doppio passo, se ne va ancora rosso, contro sì, cross fasus. Dentro Marconi a salvare la Roma. Dai che ripartite, dai che c'è sta Zoccolo Duro, dai e mettila sulla velocità, dai. Per Fede Marconi, Ragnar per il rosso, bello! Rischia tantissimo, Cruz, questa volta se l'è mangiato. Andre Sikwolf. Questa volta se l'è mangiato. Andre Sikwolf. Frate, Sikwolf c'ha la stessa eleganza di fare una rimessa laterale che c'aveva la regina d'Inghilterra Berthe. La stessa è uguale. Cioè, guarda che movimento soave proprio, incredibile. Erika, bentornato, le hosto, mucca pazza e pazza, bentornati e benvenuti. Mazzei, misura del rosso, Mazzei prova a andarsene. Bello, gli ha levato bene. Controlla e prova a andarsene. Sempre guarda Mazzei, e questo che come gli è entrata dietro, spallata, capocciata. Sua velocità, il rosso la mette in mezzo, deviazione di Reid, poi Sikwolf ha dato una spallata dopo. Harry la sterzata, gliela tocca, Reid poi la riconquista. Fallo di Lazza, calcio di punizione, poi allontana il pallone e si becca il cartellino giallo. A lungo direttamente Pechini da portiere. Portiere, l'errore di Ragnar, poi Marconi, e chi se no, proprio Federico Marconi, 1-1, poi chiede per far avvicinare l'arbitro, va a chiedere scusa Ragnar, c'è stato un contatto. Ragnar che sta a morire, il vostro caro Dexter che gli è entrato il payout di OnlyFans. Summer Cup con la dedica. Ma che sto a vedere, ma Ragnar che per Federico Marconi dopo... L'eliminazione della Roma contro... Ma che fa? Fa altro Sium! Ma quanti Sium sta a fare? Dico no. Non so cosa sia successo. Campo sintetico, piove e gioca senza guanti giorni. No, questi due. Adesso gol confermato, l'ultima deviazione proprio di Federico Marconi. Ma non c'aveva i guanti in tutto questo? Lo vedrai, questo è gol, lo vedrai. No, fermo. Fede? Federico, mi piacerebbe sentire il tuo chiarimento, ma hai messo la musica troppo alta, porco il tuo dio. Non vedi esattamente cosa succede. Io non ho neanche esultato perché mi interessa sapere come sta lui con le dita. La sensazione è che lui, dopo aver perso il pallone, giustamente si è andato a recuperare. Io sono andato in allungo e ho toccato il pallone. Oh, porca madonna, Terzio Daniele, bentornati. No! Poi pure in strusciata. Cazzo, ma che mica se l'è. Per toglierlo dalla porta. Calma. Gli ha dato una manata sui tacchetti. Andando entrambi forte, si è fatto malissimo. Io però ho la convinzione di aver toccato prima il pallone.
ma è una convinzione relativa la mia. Sì, ma i guanti, fratelli, sono, ma usa i guanti, usa i guanti, ma basta sta cosa di non usa i guanti. Va. No, no, mi interessa che stia bene, solo questo. Ah, ma è rientrato. Ah, fa bamba là, fa il culo Ragnar. Zio merda. Mi ha regalato Marconi il fischio di arbitrino. Ma oh, che vuole quello? Tanto nervosismo adesso. Cambio. Ma che cazzo è sto Steve? No, no, no. Ma che sei lei? L'ha fatto apposta. Così zoccolo duro dal nulla. Ma che sto vedendo? No, 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 no. L'ha fatto apposta. Ricky Gervais, le premiazioni. Che coglioni. Come Muniso? Ma questo è assurdo. Non è un fallo da giallo, ok? Non è un fallo da giallo. La semplicemente caricato. Sergio, lo tengo d'occhio. Non vi dovete preoccupare, arbitro. Fine della storia. Sono due falli completamente diversi. Uno è fallo tattico, l'altro è una carica. Parte Samuel per il rosso. Bravo. Grande, bravo. Con la sola Rosicano e mo se menano. Mo manca Ciara. Pellegrino. Samuel un po' rispetto. Aspettalo, aspettalo. Bravi, bravi, raddoppio su offside. Ancora Samuel, contatto, non c'è nulla, secondo arbitrino. Mamma mia, zoccolo duro, per favore, chiudetelo, non lo so, in un buco di merda. Zio merda, ma non ha potuto continuare la sua girata a causa dell'arrivo di Sicu. Fammelo vedere un attimo. Pellegrino. Samuel ha un po' di spazio per girarsi. Pellegrino. No, raga, ma che rigore è? Ma che rigore è? Ma off Samuel letteralmente gli cade addosso. Al massimo è fallo di Samuel questo, sì. Ma che rigore è? Ma non è mai rigore, non tocca mai i piedi, ma anche gli tocca. Ancora. Questo non è mai rigore, fratello. Lo cerca letteralmente Samuel, ma non lo cerca nemmeno per buttarsi per terra. Lo cerca semplicemente perché stava troppo girato de corpo. Ma pure fosse rigore, zoccolo duro che sta dall'altra parte, che a meno che non c'hai la vista, raggi X, non lo puoi sapere, non stai allo zoo. Ma che te urli? Samuel, contatto, non c'è nulla, secondo arbitrino. Grazie per i 13, monta, grazie per i bit. Nico Alex Terzio, bentornato. Quello è veramente un pezzo di merda, È il rosso, sembra avere qualcosa in più. Sta fuori il zoccolo duro, frate. Evita anche il corner, c'è il fallo, poi del rosso. Figurati, non gli dai il giallo al nostro? Glielo dai, glielo dà. Ah, mi sembrava. L'ha dato il giallo. Ragnar. Fanne un'altra, Ragnar, un'altra cappellina. Un'altra cappellina. È importante per questo Milan. Occhio alla conclusione. Guarda che no, rimpallata da Berlini. Poi l'uscita di Pechini. Ah, Pechini che ha il Q. Ma per il Milan. Ora dalla parte subito la Roma. Con Cruz, che prova a cacciare Cruz. Sergio Cruz. Come se l'ha inventato questo gol. La Roma la rivolta. 2-1. Ovviamente Cruz. E poi ti fa Don Cruz Mask. La Don Cruz di la Don Mask. Oddio, c'è sta pure Manuxo. C'è sta esulta. Stoppetto, frate, ti è? Banghe. Vabbè, qua stavano a dormire. Ragnar sta a dormire. Cioè, suo stop dovevi uscire. Dovevi il rosso meglio. Contro Seawolf. Grande chiusura del muro. E poi Seawolf va in avanti. Il Seek importantissima del numero 4 della Roma. 35, è finita, oh. Quanto giocano? Non ce ne faccio mai caso. Vuole anche calciare. Greenbound. Va lungo Pechini. Quest'altro sta a tirare il gol Davida stava a trovare. Samuel controlla contro Principe. Ancora Samuel, il Milan ha bisogno di una sua giocata. Samuel, ma Principe non si fa passare. Poi interventi scivolata di Principe. Si gasano tutti i giocatori in campo. Un momento fantastico del 10 della Roma. Dice Samuel, non l'ha presa benissimo. Le mani per... Frate, ma Principe... Si... Di chi era? Fammi vedere, perché mi sa che non gliel'ha data al Milan la rimessa. Samuel, il Milan ha bisogno di una sua giocata. Samuel,
Lo sai che me era da Roma, zio? Qua fate la chiamata dell'anno, zio porco. Questa la tocca alla fine of Samuel, tipo con la caviglia esterna. A passare con interventi scivolata di Principe. Si casa tutti i giocatori in campo. Fantastico del 10 di no, non è fallo, zio, no. Gli è entrato benissimo, dai. Bladi, Roma, Sito, Daddi, Drama, Bentornati. In avanti, colpo di testa e di Pellegrino. Metti al muro, metti al muro. E arriva il fischio finale. Vince la Roma in rimonta grazie a Marconi e a Sergio Cruz. Ma era fallo. La Roma pure YouTuber League si sono dei tumori. 23-24 degli uomini giallorossi. 2-1 contro il Milan al termine di una partita. Di cattiveria sporca. Grizza la vittoria deve essere. Tante polemiche, partita non semplicissima da arbitrare. E poi ti fa musica epica. Te mette. Il Milan esce sconfitto da questa partita contro la Roma, forse anche inaspettatamente, posso, mi sento di dire. No, vabbè, dipende. Schifo totale, punto. Figlio è un po' troppo teso. L'ho visto sin da subito, alcuni giocatori su cui a livello carismatico tu davesti tutto. La mia squadra è una squadra abbastanza pazza, partiamo dal portiere e quindi un po' si descrive tutta la squadra. Ovviamente quando tu perdi un giocatore carismatico così, perché è partito molto teso, al di là del fallo ci sta, non ci sta, ammonizione, né ammonizione. Giusto la YouTuber League può vincere a Roma, infami. No, ma infatti, ma meno male che non sono andati in vantaggio 2-0 a fine primo tempo, Sia mai, se no. È esagerato tutto, quello si vedrà, ripeto. In questo vecchio, video, bentornato Roberto, è grazie. È normale che patisci mentalmente, poi la partita si è nervosita molto. A vicino ha fatto di tutto, credo, per mantenerla su dei ritmi. Partita eccezionale da parte dei miei. E sto persa la voce. No, sarà una stagione eccezionale, ovviamente. Non bisogna nasconderci dietro un dito. Niuti, bentornati, ma fate bene, bentornati. Innanzitutto umiltà, per cui vinceremo questo campionato a mani basse. È stata una partita eccellente. Mi sono piaciuti molto i miei, li ho rimproverati il giusto. Ho fatto tutto quello che era in mio possesso. Un saluto a Mirko Mastro 5, che si è lamentato dell'arbitro, perché chi si lamenta dell'arbitro spesso è chi perde. Ciao. Mamma mia, Peppiasse una punchline dal vostro caro Dexter. Dexter Mastro 5, zio porca, la prossima deve vincere 10-0. Se no è un disastro. Con lo so, grazie per i bit. New, grazie per il Prime, benvenuto. Non ti stai messo male. Questa YouTuber League è già della Juve. Beh, oddio, in realtà.